Vangelo del giorno di martedì 16 ottobre 2018, martedì della 28ª settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù manifesta il desiderio del Padre di andare incontro a ogni uomo e donna, al di là della sua storia personale. Lo stare a tavola indica il suo desiderio di dedicare tempo all'ascolto dell'altro. È Dio stesso che dedica tempo ad ascoltare il cuore dell'uomo. Anche se già lo conosce, il Signore vuole così che l'uomo raggiunga una più profonda consapevolezza di sé. Stare a tavola insieme esprime accoglienza, condivisione, stima. Il fariseo, però, è più attento a scrutare Gesù e a giudicare il suo comportamento che è disposto ad aprire il cuore all'incontro. In lui non c'è libertà di cuore di fronte al Messia. Egli si stupisce della sua libertà, del suo andare oltre formalismi e piccole tradizioni. Il banchetto per il fariseo è soltanto un palcoscenico di buone maniere. Il Nazareno scopre la falsità degli atteggiamenti del fariseo e riporta al centro la verità delle intenzioni del cuore, perché i gesti possono nascondere ambiguità. L'elemosina non è proposta come un'altra regola da osservare, ma come il gesto genuino che esprime la generosità di un cuore attento all'altro. Gesù è il povero che attende la nostra elemosina, cioè la risposta del nostro amore gratuito e sincero per Lui.